Andiamo al terzo minuto, Zamboni preferito a Gargo per Margiotta, di prima per Fiore, al volo gran destro, Taibi respinge, poi Oshadogan in angolo. Nell'Udinese Sosa Margiotta la coppia d'attacco per la prima volta assieme dal primo minuto, Muzzi non è ancora pronto, Iaquinta è in panchina. Ancora Zamboni ad alimentare l'azione, poi Alberto, evita Morabito, salta anche Mozart, può scendere sulla destra e andare al cross. Margiotta di testa, la posizione è buona ma non c'è né potenza né precisione, è comunque un Udinese da applausi. Dodicesimo, il lungo lancio di Fiore per Sosa, controllo di petto, ha di fronte a sé Stovini, serie di rimpalli, poi il destro, Taibi questa volta con i piedi. Udinese ancora in versione manuale del calcio, Alberto, Fiore, Jorgensen, il destro del danese, Taibi si allunga e mette in angolo, tutto molto bello. E andiamo al 36esimo. La rimessa di Alberto, Margiotta difende bene la palla, attende l'arrivo di Fiore, lo serve, il cross, la testa di Sosa, 1-0. In questo momento l'Udinese torna da sola in testa alla classifica, vi rimarrà per un paio di minuti soltanto. Noi vi riproponiamo lo splendido stacco di testa di Roberto Sosa. Per battere un colpo la regina si affida al contropiede, Brevi lancia Marazzina velocissimo, l'ex del Chievo invita Turci all'uscita e Turci salva così la propria porta. Per lui anche un leggero infortunio al naso, ma si riprenderà. 42esimo, ancora Zamboni, cerca la profondità, Diaz non si fa pregare, Iranek tenta l'anticipo, l'argentino finisce a terra, per l'arbitro Bertini è rigore. Sul dischetto Stefano Fiore, la rincorsa, palla sotto la traversa, 2-0, in 7 minuti l'Udinese prova a mettere sotto chiave la vittoria. Attenzione però al 46esimo, minuto di recupero. L'azzardo proprio di Stefano Fiore, sul cui retropassaggio si getta come un falco Marazzina. Abbozza l'uscita Turci, Marazzina termina a terra, altro calcio di rigore. In realtà l'attaccante cade da solo, non è chiaro se dopo il contatto con il portiere. Sul dischetto l'albanese Bogdani. Turci neutralizza e salva la propria imbattibilità, limitatamente ai primi tempi. Udinese ha subito finora 6 reti, tutte nei secondi 45 minuti. Con il montaggio di Corrado Cantarini andiamo alla ripresa. Margiotta attende l'arrivo di Fiore, lo serve, botta del numero 10, Taibi non trattiene, tapin di Sosa, 3-0. Poi occhio al siparietto, Sosa chiama Cristian Diaz, il quale tira fuori un ciuccio per Neonati e lo consegna all'autore del gol che se lo infila in bocca. È il benvenuto a Facundo, il figlio di Diaz, nato 3 giorni fa. Altra atmosfera fra i tifosi reggini che addirittura avvolgono i propri striscioni. Altri due flash, l'ennesima conclusione di Fiore con grande respinta di Taibi e l'acuto, l'unico del brasiliano Mozart, che va via a due avversari e chiama Turci all'intervento. Possiamo staccare. L'Udinese si ritrova con 3 punti e alcune certezze.